nostra unica speranza. Bastian, un ragazzino amante dei libri d'avventura. Un giorno, mentre va a scuola, si imbatte in tre bulli e scappa e si rifugia in una bottega. Si trova in una libreria, dove è accolto bruscamente dal padrone, che è intento a leggere un libro. Il ragazzino, incuriosito, chiede al vecchio padrone di che libro si tratta. Il vecchio risponde che non è un libro adatto a lui. Il vecchio bottegaio riceve una telefonata e nel frattempo Bastian prende il libro e scappa. Bastian giunge a scuola, ma la lezione è già iniziata e quindi decide di rifugiarsi nella soffitta della scuola. E qui ha inizio la sua avventura. Comincia a leggere il libro intitolato La storia infinita. Ma non vi starò a raccontare tutta la vicenda, ma ricorderò di questo bellissimo film solo alcuni momenti fatidici. La storia, ambientata nel regno di Fantasia, è minacciata dal nulla. L'imperatrice bambina è gravemente ammalata e solo un eroe può salvarla da morte certa. Si fa avanti Atreyu, un giovane indiano, un grande guerriero, e assieme al suo compagno di viaggio, il suo cavallo bianco, Artax, parte per la sua missione. Atreyu parte. Nel viaggio incontra diverse creature fantastiche e deve compiere diverse missioni. Ma deve stare attento, in quanto il nulla gli impedirà di compiere la missione. Il nulla viene rappresentato con un lupo nero dal nome di Mork. Atreyu si trova nella palude della tristezza e lì perde il suo amico fedele compagno di viaggi, il suo amato cavallo bianco, Artax. Come on, Jack. What's wrong? Come on. What's the matter? I understand. It's too difficult for us. Dopo essere rimasto per giorni in stato di incoscienza, Atreyu aprì lentamente gli occhi e si trovò in uno strano ambiente. Era pulito e le sue ferite erano state medicate. Cosa? Ma... Te ne vai già via? Atreyu viene salvato da Falkor, un drago, il Fortuna Drago. Nel frattempo il nulla avanza. Atreyu e Falkor si imbattono in una tempesta e precipitano. Atreyu avrà un faccia a faccia con il nemico, ovvero Mork. Non ha confini.
non è vero. Tu menti. Sei uno sciocco. E non sai un bel niente di fantasia. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura, scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi, fantasia non può avere confini. Perché fantasia muore? Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. Che cos'è questo nulla? È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. E io ho fatto in modo di aiutarlo. Ma perché? Perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere. Atreyu, sconfitto, ritorna alla Torre d'Avorio, ovvero al palazzo dell'imperatrice bambina, e l'avvisa che ha fallito la missione. Il nulla ha distrutto il regno di Fantasia. Ma l'imperatrice bambina dice che non ha fallito, è riuscito a portare con lui il salvatore del regno. Il salvatore del regno di Fantasia è Bastian. Solamente lui riuscirà a sconfiggere il nulla. Deve dare innanzitutto un nome nuovo all'imperatrice. Cosa? Non riesce a capire che lui è il solo che abbia il potere di impedirlo. Non immagina nemmeno che un bambino possa essere così importante. Che sia proprio io! Forse non sa cosa deve fare! Che cosa devo fare? Deve darmi un nuovo nome. L'ha persino scelto. Deve solamente gridarlo. È solamente un racconto. Che cosa penso io? È solamente un racconto. No! Atreyu, no! Atreyu? Che cos'è? Un granello di sabbia. Tutto ciò che è rimasto del mio vasto impero. Fantasia è stata distrutta. Sì. È stato tutto inutile. No, non è vero. Fantasia può ancora risorgere dai tuoi sogni e dai tuoi desideri. E come? Apri la mano. C'è qualcosa che desideri? Non lo so. Allora Fantasia non esisterà più, mai più.
E così a termine questa bellissima storia magica, fantastica, dove Bastian esprimerà tantissimi desideri, così il regno di fantasia non avrà mai fine. Il primo desiderio di Bastian sarà esattamente quello di andare a spaventare i bulli cavalcando Falcor. E poi farà rivivere tutti i personaggi mitologici, fantastici. E poi il suo desiderio sarà quello di vedere Atreyu che cavalcherà di nuovo il suo bellissimo cavallo bianco, Artax. Thank you.